Va bene, c'è Cardi, l'abbiamo fatto tornare il sorriso. Più duro di Bizzarri, professor Falcone. Io credo. Adesso ce n'è anche un po' anche per voi, però. In realtà non è cambiata tanto la classe politica, è cambiata la comunicazione, perché negli anni 50 c'era una televisione, le interviste erano programmate, se ne faceva forse una al mese, sapevano già quali erano le domande, non c'erano i social. L'attenzione anche del popolo, dei cittadini, era indirizzata soltanto a quei pochi giornali che, di carta stampata, chi se lo poteva comprare. E quindi oggi in realtà siamo tutti sotto i riflettori, è un grande fratello della politica. Non è che è cambiato tanto il modo di fare politica. Io mi ricordo la foto, no, di Berlinguer, no, forse era di De Gasperi al mare in giacca e cravatta. Ora, sì. Pensare che Moro, lui andasse era Aldo Moro, Aldo Moro in giacca e cravatta al mare, che lui andasse in giacca e cravatta al mare, ci credo poco, magari andava in costume, però era programmata e quindi si fece fotografare. Ma così. Questo non lo so, no, se fosse programmata non credo. Quella foto dice proprio il contrario. Quella foto spiega una certa dimensione della classe politica dell'epoca, assolutamente tutta rinchiusa dentro il proprio linguaggio, il proprio stile, il proprio mondo politico. Comunque adesso veniamo subito ai contenuti. Probabilmente Aldo Moro andava così, o comunque in quella circostanza era andato al mare così vestito, perché veniva dal Parlamento, dalla segreteria del partito. Era una tradizione dell'epoca. La levatura politica di Aldo Moro non è in discussione, ma che la comunicazione fosse indirizzata era chiaramente così. Oggi invece è molto più libera, l'accesso all'informazione è molto più libero, e però siamo tutti sotto i riflettori. Importante quello che si dice, però. Questi riflettori. Importante quello che si dice. Anche lei ha fatto una campagna, diciamo così, per le elezioni europee piuttosto strong, dove ha messo la sua foto a colori, quella della Salis, in bianco e nero, quasi fosse un, come dire, un sondaggio. Un sondaggio su politiche completamente diverse. Io sono penso di portare avanti politiche diametralmente opposte a quelle di Ralea Salis. Ho messo Mimmo Lucano, ho messo la Schlein, ho messo altri politici. Cioè, già comparativa, si direbbe. Comparativa, perché no? O me o lei, perché io sono incensurata, faccio politica da quando ho 19 anni, non ho mai ricevuto una denuncia per aggressione a pubblico ufficiale. Eccola qua. Ho fatto centinaia di manifestazioni, non mi sono mai trovata a sfondare un cordone di polizia o a offendere la polizia, non mi sono mai trovata a interrompere una manifestazione altrui o a contestare violentemente altri. Quindi io penso di essere assolutamente antitetica a Ilaria Salis e ad altri politici della sinistra. Bizzarri, ma è un modo di denigrare gli avversari che non è interessante. Bizzarre. Non è a favore della civiltà della lotta politica, è a favore della violenza della lotta politica. No, io non sono un attimo, Bizzarre. Anzi. Beh, no, ma lì secondo me nella cosa di Ceccardi con Salis c'è un'altra questione, che è una questione puramente estetica, cioè ma lei ha messo due foto perché avete lei chiaramente questo retropensiero no non è un retropensiero scemi. Basta perché avere gli occhi, Ilaria Salis è una bella ragazza, un attimo ma è una ragazza che non fa politica giustamente come credo che bisognerebbe fare. Ceccardi, io sto parlando di un'altra cosa, sto parlando di comunicazione, non di politica. Lei può avere tutte le ragioni politiche del mondo, ma quelle due foto sono una foto posata, truccata, con le luci e ritoccata, non lo so. L'altra una foto chiaramente in un momento complicato, in bianco e nero, struccata, senza essere andata dal parrucchiere. Questa è la differenza politica. Ed è qui che voi, Ceccardi, che voi abbassate il livello. Nel momento in cui lei fa questa cosa, lei abbassa il livello. Nel momento in cui Salvini litiga col brasiliano, abbassa il livello. Non è vero che è cambiata la comunicazione. Siete voi che siete vanitosi e quindi volete essere al centro della notizia tutte le volte. E questa non parlo è di destra e di sinistra, parlo di voi politici. Quella del brasiliano è una citazione straordinaria di Luca Bizzarri. E adesso arriviamo ai contenuti.